Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti. Un saluto vi giunge dal palazzetto dello sport Luciano Anselmi in Fabbrica di Roma. Siamo qui per raccontarvi la 13ª giornata, nonché seconda di ritorno del girone E della Serie B nazionale di futsal. Oggi in campo Real Fabbrica e Sporting Hornets. Fischietto in bocca per il direttore di gara. Si comincia. Riversata in avanti, ma il pallone viene giocato all'indietro dalle parti di Apollonio. Intanto a terra Santo Massimo, tutto regolare. Buono il pallone per Stoccada nel duello fra Pivo con Martinozzi. Poi il pallone verso Cittadini, che fa girare sulla destra dentro Gattarelli. Per la prima volta in questo match c'è il pallone per Cittadini. Si coordina al volo e Relandini va a toccare di quel tanto che basta per alzare la traiettoria sopra la traversa. Il numero 22, intanto attenzione, l'errore proprio di Relandini che chiede scusa, ma 1-0 per lo Sporting Hornets. Cambia risultato dopo 4 minuti di gioco, adesso è 1-0. Dunque Bernal a sbloccare le marcature. Intanto seguiamo l'azione di Santo Massimo, fermato. Intanto prende fiducia lo Sporting Hornets, il pallone dentro, attenzione all'opportunità! Ancora una volta con Bernal che riesce a saltare Relandini, ma poi l'angolo di tiro si stringe troppo, il pallone è largo. Santo Massimo dentro, stentella, prova a girarsi, è tutto chiuso davanti, il pallone torna indietro ancora verso Santo Massimo. Quindi Martinozzi prova a allargarsi a sinistra, cerca spazio per calciare, riesce a far partire il destro che è largo. 1-0, 11 minuti e 30 alla fine della prima frazione di gara. Attenzione alla combinazione fra Bernal e Medici, ancora il pallone per Medici e c'è il salvataggio sulla linea di Santo Massimo. Usura, poi pronto a battere il corner sul secondo palo. Medici riesce in qualche modo ad arrivare Bernal, che non riesce però a mettere in porta il tapin. Arriva così il calcio d'angolo in favore degli ospiti col pallone verso Cittadini, che coinvolge Apollonio nella manovra in verticale da Stoccada, con Morandi che gliela porta via. Il pallone di nuovo per Stoccada, dentro Fratini, è 2-0. Fratini raddoppia lo Sporting Hornets alla 15ª del primo tempo, è 2-0 sulla conclusione avversaria. Intanto Stoccada dentro, in qualche modo Relandini, sfera che rimane lì, due volte Perez, Relandini, gran parata. Certo, il compasso quanto più possibile, credo proprio con la gamba è riuscito ad opporsi andando a salvare il risultato, ma attenzione a Gattarelli, riesce a passare, Gattarelli dentro, la mette in orizzontale verso Perez, ancora una volta Relandini, qui non è riuscito a servire Martinozzi. Allora Stoccada fa girare sulla destra Bernal, attenzione al pallone verso sinistra con Medici che parte, grande intervento di Stentella. Arrivano qui due fischi da parte del signor Minardi che manda le due squadre a riposo. Il parziale del primo tempo fra Real Fabbrica e Sporting Hornets è di 2-0 per gli ospiti. Fischio d'apertura del secondo tempo che arriva qui. Seguiamo l'esecuzione, Morandi, Martinozzi che si sgancia, il destro è largo, riceve palla, avanza palla a piede, poi sbaglia, attenzione a Martinozzi che va da Morandi, il destro è alto, tanti metri di distanza fra sé e la linea di porta. Morandi ha provato a scavalcarlo, ma il suo destro si è dimostrato leggermente alto. Ha iniziato comunque con un buon piglio, con un'ottima mentalità il Fabbrica di Roma. Attenzione intanto al passaggio sbagliato ed incredibile, c'è il recupero di Stoccada e del mancino a rete. È 3-0 al secondo minuto della ripresa, il gol porta la firma di Stoccada. Attenzione al pallone, Ramazio con il mancino, grande risposta di Relandini. Relandini pronto ad andare a rinvio, sceglie di andare lungo, buono il controllo di Stentella che la calamita al petto, poi lo scarico arretrato, Morandi a sinistra verso Santo Massimo, rientra sul suo destro, poi il pallone ancora verso Morandi, c'è ancora il numero 10 che vuole verticalizzare, gli torna il pallone che riesce a girare verso Martinozzi, quindi Stentella, destra di incrociare leggermente fuori.
Rimessa per il Real Fabbrica, già battuta, Morandi per Santomassimo, taglia il campo centralmente prima di servire Martinozzi con il tacco, si chiude la combinazione, poi c'è il destro con il braccio Fratini e calcio di rigore. Adesso è tutto pronto per l'esecuzione, Danilo Martinozzi contro Apollonio, c'è il destro, rete, 3-1. Di Danilo Martinozzi che dunque riporta a meno 2 il Fabbrica di Roma. Adesso sarà tutta un'altra partita, attenzione Santomassimo, recupera in due a chiudere, poi un tocco forse con il braccio di Mancino, di Stentella che è alto. Intanto attenzione a Martinozzi, con la pallone verso Stentella, il Mancino è largo. Tutto a partire dal gol del 3-1, con il quale il Fabbrica di Roma è riuscito nuovamente a sollecitare il proprio pubblico. Adesso formano un tutt'uno la squadra, i giocatori ed il pubblico. Santomassimo, il destro, ancora Santomassimo, due volte Apollonio. La posizione con il giusto tempismo. Ancora Fabbrica, Morandi in avanti, c'è spazio per ricevere per Martinozzi che prova a liberare il Mancino con i piedi Apollonio. E allora ancora rimessa con il pallone giocato sulla destra, Bernal su di sé, Crescenzo rientra sul Mancino, Bernal poi lo esplode. La risposta di Relandini. Poi Crescenzo con stoccata, guadagna la rimessa laterale. Lo Sporting Hornets, attenzione al pallone proiettato in avanti. Stoccata, trova un gran gol. Quello del 4-1 al decimo della ripresa, torna sul più 3. Lo Sporting Hornets, la firma. È quella che vale la doppietta di stoccata. 9 alla fine, ancora arrembante l'avanzata della Real Fabbrica che si riversa in avanti col portiere di movimento Bartolucci verso Martinozzi, pronto ad uscire Medici, il pallone ancora per il numero 7, Santomassimo dentro, arriva Crescenzo a chiudere il secondo palo, il 2-4 del Real Fabbrica, arriva all'undicesimo della ripresa, di nuovo meno 2, 4-2 all'avversario, poi di nuovo la Canicchi, cercato con astuzia e velocità da Santomassimo, allo stesso modo Raccanicchi repentinamente controlla e deposita in rete il gol del 4-3. Meno di 2 al termine, Bartolucci ad aprire per Santomassimo con lo Sporting Hornets che alza la pressione con la porta sguarnita, Martinozzi se la deve cavare sulla pressione di Medici, prova ad aggirarlo, il pallone rimane lì, non c'è nulla, tutto regolare, arriva il gol di stoccata, 5-3. E allora arrivano qui tre fischi da parte del direttore di gara, Sporting Hornets espugna il Palanselmi con risultato finale di 5-3. E allora siamo qui con Jacopo Santomassimo, laterale della Real Fabbrica. Allora Jacopo, è arrivata una sconfitta contro la prima in classifica, ci si aspettava una sfida difficile, voglio le tue sensazioni a fine gara. Che dire, dispiace perché ci servivano come il pane i punti, loro sono una corazzata, loro sono una squadra quadrata, costruita per vincere, meritatamente stanno lì, purtroppo non è andata come speravamo. Allora, la prima cosa che ti voglio chiedere, secondo te dal punto di vista tecnico-tattico, qual è il motivo al quale potremmo attribuire la sconfitta di oggi? Ma queste partite, o le imbocchi dal primo minuto, in migliore modi, oppure regalando i 2-3 gol a queste squadre, poi non la ricopri più la partita. Poi nel secondo tempo avevate dato per un momento della partita l'impressione di poter tornare in gara, tornati a meno 1 negli ultimi minuti di gioco, poi è arrivata la doccia fredda finale. Ti senti di dire che avreste potuto fare qualcosa in più nell'ultima parte di gara? Quando si perde sicuramente si può dare qualcosa in più, dispiace per l'ultima occasione perché secondo me era fallo, ma gli arbitri non l'hanno visto. Abbiamo preso 5-3 a un minuto dalla fine, ci credevamo, secondo me per queste partite servono una terna arbitrale più preparata. E allora un'ultima domanda per Jacopo Santomassimo,
Avete giocato contro lo Sporting Hornets, ripetiamo, la prima in classifica, direi anche meritatamente. È arrivata una sconfitta, vi portate a casa 0 punti, ma sicuramente qualcosa da imparare, insomma, lo avete in questo scontro. Ti posso chiedere cosa? Cosa? Purtroppo dagli errori che facciamo, partenza, pronti a tenza via, 0-3, è difficile recuperare la partita. Purtroppo ho preso anche io un'espulsione immeritata, un doppio giallo a un secondo dalla fine, senza senso. Gli arbitri mi hanno anche chiesto scusa che non aveva visto che quell'altra guardia mi aveva ammonito, però è una cosa proprio assurda proprio. Poi mi dispiace per il mio amico Paganini, che purtroppo ci tenevamo a regalargli 3 punti, perché con questa partita lui tra virgolette chiude la sua stagione calcistica per problemi di salute. Ci tenevamo a fare bene, purtroppo non ci siamo riusciti, però gli siamo vicini in un altro modo. No, sicuramente noi chiudiamo l'intervista con un grande in bocca al lupo per il futuro di Racanicchi. Io chiudo con i miei complimenti personali per Jacopo Santomassimo e per tutto il Real Fabbrica. Grazie Jacopo, ciao. Grazie a voi e speriamo di continuare nelle migliori mani fino alla fine della stagione.